A Catania si è concluso il Salone Agri Oriente, ospitato all'interno del quartiere fieristico Etnexpo, al centro commerciale Etnapolis. Riflettori puntati soprattutto sulle arance rosse di Sicilia, dolci, succose e contraddistinte dal marchio IGP e DOP. Indicazione geografica protetta e denominazione di origine protetta. Due riconoscimenti che l'Unione Europea conferisce agli alimenti, le cui peculiarità dipendono dall'origine geografica. Le arance, simbolo della Sicilia, si confermano come un tocca sana per la salute e per l'economia dell'isola già debole. Arance, simbolo anche della lotta contro il racket, un ottimo sostituto dell'alcol. A tutti i visitatori, infine, sono state offerte spremute d'arance rosse e distribuite confezioni di arance. È anche vero che c'è una forte concorrenza, appunto, di altri paesi. Sì, c'è una concorrenza di altri paesi, ma noi abbiamo un punto di forza. Il punto di forza è la nostra qualità. E la nostra qualità attraverso le rosse, attraverso le biologiche, attraverso anche le DOP bionde. Non abbiamo nulla da temere sul piano della qualità. Dobbiamo semplicemente organizzarci meglio e quindi maggiore associazionismo. Le arance quindi come un tocca sana sia per la salute che per l'economia siciliana? Non c'è dubbio, l'aspetto salutistico di questa manifestazione è sotto gli occhi di tutti. Voglio ricordare che l'Arancia Rossa di Sicilia è il testimonial dell'AIRC nella manifestazione che si fa per la prevenzione dei tumori. Agri Oriente vuole proporre soluzioni per superare la crisi e promuovere l'agricoltura dell'isola, dando spazio anche a diverse iniziative collaterali. Una prima edizione di Agri Oriente per analizzare i punti di forza e di debolezza di un comparto, quello agricolo appunto, che ha risentito fortemente della crisi economica nazionale e soprattutto regionale. Lo ha ribadito più volte anche lo stesso presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo. Qualità e genuinità del prodotto sono la risposta alla concorrenza estera sempre più agguerrita. Che purtroppo viviamo un momento molto difficile in agricoltura in generale, ma in agricoltura particolarmente, per cui c'è molta sfiducia. Allora l'agricoltore non vuole più sentire parlare di iniziative, di progetti e cose varie. La merce extraeuropea è sempre entrata per via traversa, oggi l'hanno solo legalizzata. Comunque in ogni caso bisogna fare delle battaglie affinché venga fuori la tipicizzazione dei nostri prodotti. Agri Oriente è stata un'ottima vetrina e trampolino di lancio per nuove sinergie tra tutti i soggetti che compongono la filiera siciliana, dai piccoli ai grandi imprenditori agricoli, passando per le aziende e i fornitori di mezzi tecnici. Tra i partner coinvolti nell'iniziativa la regione siciliana, l'assessorato alle risorse agricole e alimentari e l'Università degli Studi di Catania.